Prossimo appuntamento con la stagione concertistica è mercoledì del Conservatorio, il 20 febbraio alle 19. Protagonista questa volta in Sala Sassu la giovane percussionista Anita Cappuccinelli. In apertura di programma un brano di Hans Werner Enz articolato in 5 movimenti. A seguire il pezzo per vibrafono solo del compositore giapponese Yoshihisa Taira, pagina in cui sospese risonanze metalliche si alternano con rapidi episodi percussivi e cristallini. Cappuccinelli sarà poi impegnata in un brano considerato tra i più significativi del compositore greco Yannis Xenakis, Rebons B. Molti elementi di questa partitura, come la scelta delle pelli dal suono indeterminato e il fatto che il brano suoni come se fossero impegnate più di una persona, crea un nuovo stimolo per i percussionisti solisti. Due brani inoltre prevedono il connubio tra percussioni e musica elettronica live. Infine chiuderà il concerto il brano Tune per i piatti sospesi di Mario Bertoncini, compositore italiano recentemente scomparso, protagonista tra i più regionali e inventivi nel panorama della musica sperimentale.